Parola adesso al professor Mariano Bizzarri, associato di patologia clinica generale presso la Sapienza Università di Roma. Prego per 5 minuti. Allora, grazie ancora e molto brevemente mi soffermerò sulla fondatezza scientifica del problema legato al Green Pass, cioè sia effettivamente uno strumento che garantisca il possessore di non essere un pericolo, cioè una persona infettante per gli ambiti pubblici che frequenta. Credo che questo assunto è compromesso da una serie di considerazioni che qui esporrò, che hanno innanzitutto a che vedere con la rilevazione della positività del test. Il test purtroppo noi sappiamo che produce un numero considerevole di falsi positivi. Il New York Times ha stimato intorno al 90%. Perché? Perché l'amplificazione del sistema analitico cui fa riferimento fa sì che al di sopra di un certo livello noi andiamo a dare per positive persone che non veicolano nessun virus. L'errore epistemologico è quello di equiparare il concetto di positivo a infettante. Essere positivo non vuol dire avere in sé un virus che può essere trasmesso.